Si accende il LED. Mettiamo il tester sul piedino numero 2. Vediamolo aumentare la tensione. Ah sì, si dovrebbe spegnere il LED. Tensione di riferimento sul piedino 3 5,9 6,5 si dovrebbe spegnere. Prendiamo ora tensione sulla base del transistor se 660 volt 0,66 volt. Secondo me il transistor è ancora attivo. Bentornati a tutti su BeMaker Electronics. Il mio nome è Marco e oggi andiamo a realizzare un progetto preso dalla rivista Nuova Elettronica, Progetti in Sintonia. Si tratta di un temporizzatore fatto con un operatore operazionale, il TL081. Adesso metto a schermo il circuito e andiamo a vedere come funziona. Il circuito mostrato nell'immagine è un semplice temporizzatore basato su un amplificatore operazionale, come ho detto prima, TL081. Può essere utilizzato per attivare un carico, ad esempio un relè, come in questo caso, con un ritardo iniziale. Questo tipo di circuito è utile per applicazioni come anti-bump, negli impianti hi-fi, che evita fastidiosi rumori sugli altoparlanti all'accensione o per temporizzare l'accensione di un antifurto. Il circuito viene alimentato a 12 volt con il polo positivo che fornisce energia al relè e al resto del circuito e troviamo il negativo collegato a terra. Il condensatore C2, quando il circuito è alimentato, questo condensatore comincia a caricarsi attraverso il trimmer R1 resistenza R2. Il tempo di carica e quindi il ritardo del circuito è regolabile tramite questo trimmer R1 da 1 megaohm. Una volta che la tensione su C2 raggiunge un determinato livello, si innesca un cambiamento di stato nell'operazionale, nel TL081. Qui nello schema è configurato come comparatore. Il pin 3 non invertente è collegato a un partitore resistivo formato da R3 e R4, due resistenze a 10K che fissano tensione di riferimento. Il pin 2 monitora la tensione ai capi di C2. Quando questo supera la tensione di riferimento, sul pin 6 passa dal livello logico 0 al livello logico 1 e attiva un transistor. Sulla rivista Nuova Elettronica viene proposto in note redazionali di utilizzare un transistor BC337. BC337. Questo viene attivato tramite una resistenza 1K e questo fa attivare appunto il relè dove andrò a collegare collegherò un LED. E abbiamo il diodo DS1 che serve da protezione. Ho messo il TL081, ho collegato sul piedino 7 l'alimentazione positiva e sul piedino 4 l'alimentazione negativa. Ho realizzato con due resistenze da 10.000 ohm il partitore tensione sul piedino numero 3, non invertente. Ho collegato il trim da 1 megaohm con la resistenza e il condensatore per regolare il tempo sul piedino invertente 2 del TL081. Ho posizionato il relè, ho messo il transistor BC337 con la base collegata al piedino 6 del TL081 con la resistenza da 1000 ohm, l'emettitore messo a negativo, il collettore collegato alla bobina del relè. L'altra parte della bobina è collegata al positivo, ho messo il 4007, il diodo al silicio come protezione e ho collegato il condensatore C3.
ho messo anche il condensatore sull'alimentazione da quant'è C1 da 100.000 picofarad. Adesso non ci rimane che dare alimentazione e vedere se funziona. Accendo l'alimentazione, si accende il LED, prendiamo il tester. Vediamo sul piedino numero 2 5 volt, sul piedino numero 3 5,9. Quando sul piedino 2 supera 5,9 si dovrebbe spegnere. Rimane acceso. Sul piedino 3 troviamo la tensione di riferimento con il partitore e il 5,6 volt, 5,9, quindi 3 che abbiamo superato, quindi il condensatore si sta caricando, ma vediamo che il LED rimane sempre acceso, la bobina del relè è sempre eccitato. Andiamo a controllare l'uscita del pin 6 del TL081, troviamo 1,20 volt normale, la resistenza, andiamo a controllare la base del transistor. Sulla base del transistor troviamo 0,750. Questi 0,75 volt secondo me fa rimanere acceso, fa rimanere attivo il transistor che alimenta, fa rimanere il relè attivato. Possiamo, proviamo a cambiare da schema e un K, proviamo a togliere questa resistenza e mettere un'altra. Ho messo una resistenza alla base da 10K, diamo alimentazione e si accende il LED. Mettiamo il tester sul piedino numero 2, vediamolo aumentare la tensione, ah sì, si dovrebbe spegnere il LED. Tensione di riferimento sul piedino 3 5,9, si dovrebbe spegnere. Vediamo la tensione sulla base del transistor, 660 volt, 0,66 volt. Secondo me il transistor è ancora attivo. Proviamo a aumentare ancora la resistenza di base, portiamo da 10K, portiamolo intorno a 20-22, vediamo un po' se riusciamo a ridurre ancora la corrente sulla base del transistor. Ho messo una resistenza da 22K, rosso rosso arancione, diamo alimentazione, il LED si accende, andiamo a vedere sul piedino 2, la tensione, il condensatore si sta caricando, guardate, vediamo se stavolta si spegne il LED, il LED l'ho messo sul relè a un contatto normalmente aperto, 5 volt. Speriamo che si spegne. Ok, si è spento. Ha raggiunto, ha superato la tensione del piedino 3 e si è spento. Vediamo come funziona il trimmer per abbassare e aumentare il tempo. Allora, facciamo riferimento sempre al piedino 2. Se giro a destra, la tensione dovrebbe aumentare più velocemente perché il condensatore si carica più velocemente. Invece se giro a sinistra
come potete vedere, il condensatore si carica più lentamente perché abbiamo più resistenza. Il LED è sempre acceso. Aumentiamo, giriamo per destra per far aumentare un po' di più, fino a portarla a 6 volt. E il LED si spegne. Quindi il circuito che abbiamo visto ha bisogno solo di una piccola modifica. Una resistenza R5 apposta da 1K, mettiamo una resistenza 22K e il circuito funziona perfettamente. Sul relè ho usato il contatto normalmente aperto, dove ho collegato il LED, ma possiamo utilizzare il contatto normalmente chiuso, che quindi all'accensione del circuito troviamo il LED spento e al superamento della soglia dei 6 V il LED si accende. Quindi possiamo utilizzare questo circuito e regolare tramite il potenziometro il tempo che ci serve per qualsiasi progetto che abbiamo in mente. Ok, per questo il progetto è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like. Se avete qualcosa da dire potete scrivere nei commenti. E ci vediamo alla prossima.